Io vado molto orgoglioso di quasi 6 anni, anche più di 6 anni, alla presidenza di Estra. Abbiamo lavorato molto, ci siamo concentrati su diverse dinamiche e abbiamo avuto sempre un comportamento estremamente corretto. E pur essendo un'azienda a capitale pubblico, è un'azienda che si muove nel mercato con una dinamica privatistica e che però ha sempre avuto a cuore procedure trasparenti e corrette, quindi tutte quelle questioni che erano frutto di quel dossieraggio dell'amministratore di Coingas Staderini sono state considerate per quello che erano, delle invenzioni per in molti casi non fondate. Quindi sono molto soddisfatto perché erano questioni anche infamanti, no? Uso personale di carte di credito. Dubbi sulla gestione di alcune sponsorizzazioni, insomma, erano cose che completamente fraintese che attenevano a procedure estremamente corrette. Francesco Macri commenta così la richiesta di archiviazione rispetto all'accusa di peculato come presidente di Estra, un filone della più ampia indagine che riguarda Coingas e la sua nomina come presidente della Multiutility. In questo caso non c'è stato processo, il pubblico ministero, terminate le indagini, ha ritenuto di chiedere l'archiviazione. Macri era stato sostanzialmente accusato di utilizzare a fini personali i denari di Estra. Ecco, come lei ricordava, l'altro procedimento è appunto ancora in corso, ma crede che questa archiviazione, come lei giustamente ricordava, qui non c'è stato un processo, possa pesare o magari se lo augura? Me lo auguro che sia, come dire, un inizio positivo dopo anni di pesantezza o comunque di sopportazione. Ecco, non auguro a nessuno subire una procedura giudiziaria, addirittura un processo. È molto faticoso perché poi, tra l'altro, verte su questioni in punta di diritto. E a volte ci sfugge, non si comprende nemmeno la ragione del motivo per cui si è sottoposti al processo. E quindi, insomma, è estremamente pesante. Quando uno ha la coscienza a posto, ha solo lavorato e lavorato molto, per carità, qualche errore lo si può commettere sempre, ma non sicuramente reati. Quindi, per me è comunque chiaro ed evidente come si è sviluppata la dinamica della mia nomina. È altrettanto chiaro ed evidente che non mi sono mai occupato delle consulenze di Coingas, avendo molto il mio bel da fare nella guida di Estra. Sicuramente il processo ha interrotto un cammino e ha indebolito una grande azienda come Estra, e credo che quindi sia il processo sia soprattutto la mia assenza in qualche modo ha interrotto il rapporto solido che si è restaurato con la città di Arezzo. E in questo periodo difficile sicuramente poteva fare un po' la differenza. Non avrebbe risolto grandi questioni, ma era un presidio, comunque un punto di riferimento solido per la città, essendo una delle più importanti aziende a livello italiano nel settore. Stiamo vivendo ancora la fase.